Ora passiamo all'ampia pagina dello sport dedicata al calcio, alla sesta giornata di Serie B. Oggi pomeriggio allo stadio Menti si è giocato il derby tra Vicenza e Cittadella, vittoria dei padroni di casa per 1-0. Il servizio dell'inviato Massimo Zennaro. Il Vicenza conquista i tre punti, domina nel primo tempo ma soffre molto davanti agli attacchi del Cittadella. Nella ripresa la cronaca, bruscato, para Piero Bonna, Alemauri battuto da Manucci, palla di Matteo, questa volta arriva Magallanes. Alla mezz'ora il gol, partita, grande azione del brasiliano Alemao, tunnel a Marchesan, la girata di botta, Piero Bonna ci arriva ma il più rapido è Abruscato che gira in rete. Ottimo lo spunto del brasiliano e poi davvero bravo Abruscato a trovare lo spiraglio giusto. Immediata la reazione della Cittadella, Di Roberto vicino al pari, ancora dalla Bona dai 25 metri risponde con i pugni Frison. Il secondo tempo, punizione dalla tre quarti con un ginocchio Abruscato, la mira è alta. Cresce il Cittadella, contropiede di Di Roberto che apre per Piovaccari, il tiro finisce sopra la traversa. Poi occasione per Gabbiadini in velocità, Frison con i piedi, quindi Alemao migliore in campo, punizione che tenta di sorprendere Piero Bonna ma finisce sul palo. Ultimi minuti con il Vicenza in difficoltà, Piovaccari, Frison devia con un piede, bravo ma anche fortunato il portiere del Vicenza. All'ultimo minuto il tiro di Gabbiadini, la risposta di Frison, la palla poi finisce sui piedi di Carrà che però conclude alto.